Buongiorno, bentrovati. Buon martedì 2 luglio. Siamo nella settimana della sesta domenica dopo Pentecoste. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, al suo ritorno, il Signore Gesù fu accolto dalla folla perché tutti erano in attesa di Lui. Ed ecco, venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga, si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava di recarsi a casa sua, perché l'unica figlia che aveva di circa 12 anni stava per morire. Stava ancora parlando quando arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e disse: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, avendo udito, rispose: non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata. Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e Giacomo, e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: non piangete, non è morta ma dorme. Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli le prese la mano e disse ad alta voce: fanciulla, alzati. La vita ritornò in lei e si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Parola del Signore. Gesù compie un grande miracolo. Viene chiamato da questo capo della sinagoga, Gairo, è la sinagoga di Cafarnao, dove Gesù appunto ha posto il suo quartier generale e dove c'è la casa di Pietro, dove Gesù abita. E Gesù torna a Cafarnao e qui appunto viene interpellato dal capo della sinagoga. Gesù sta andando da lui, qui c'è un'omissione nel racconto per ragioni di sinteticità, perché in mezzo tra la chiamata di Gesù e poi il suo arrivare alla casa vi è l'altro episodio della guarigione dell'emorroissa, di questa donna malata da tanti anni che, toccando il lembo del mantello di Gesù, guarisce. È per questo che Gesù appunto perde tempo, si ferma, eccetera. Ed ecco che allora dalla casa poi arriva quell'altro amico a dire che tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. E possiamo immaginare i sentimenti di Gairo, che pur ha visto un miracolo compiersi davanti ai suoi occhi e che si sente però scippato del miracolo, derubato del miracolo più importante per lui: sua figlia è morta. Eppure Gesù invita quest'uomo ad avere fede e Gairo continua ad avere fede in lui. E Gesù entra in questa casa e caccia di fuori tutti, tiene con sé solo Pietro, Giacomo e Giovanni e i genitori della fanciulla, e prendendola per mano compie questo miracolo: fanciulla, alzati. L'evangelista Marco ci ricorda anche la parola aramaica di Gesù: talita cum. Ebbene, questo miracolo ci fa comprendere che Gesù ha il potere sulla vita e sulla morte. Egli è il Signore della vita. Questo miracolo ci fa capire che Egli è veramente il Figlio di Dio. Questo miracolo però ci invita ad avere totale confidenza in Lui. Egli può aiutarci, Egli ci sostiene. Dobbiamo credere nella forza del bene, che pure è così discreto, nella forza di Dio, che agisce nel nascondimento, ma mai si dimentica dei suoi figli. Affidiamoci a Lui con piena fiducia e crediamo che Egli è il vincitore della morte, per vivere la nostra vita dando sempre lode a Lui. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.